Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, eccoci di nuovo con una nuova puntata di Ora di Cena. E, oggi sto a disinstallare la scrivania e eccoci qua. Ho con me il piacere di ospitare un giovane chef che si sta per collegare, spero che stiate bene, eccolo qua. Lui è Giuseppe e ne approfittavo per farlo, non ho fatto neanche in tempo a farvi vedere la copertina della cucina italiana che ho trovato in edicola. Eccola qua. Scusa, ciao Giuseppe, stavo approfittando Ciao! per fare un po' di promo del giornale. Vai, 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 vai! Vai, Già che c'ero, no? Come bene. stai? In salute molto bene. Bene, ecco, questo è l'importante. Ma dove sei? In che posto? C'è il ristorante? In questo momento sono nel mio ufficio, che poi è un deposito, che poi è dove ho una incubatrice dove sto per schiudere dei pulcini. Perché mi sono messo a allevare razze di galline ornamentali da uova e Ok. quindi alla fine Cos'è che è un sto... No, po'. ripeti, scusa, ti ho detto ok, ma Aspetta, cos'è che stai facendo? ti faccio vedere. Aspetta, No, perché ho un ragazzo un po', come dire, è è un pieno po' di fuori di testa. iniziative, è un po', Un po' come fuori di testa. dire... Guarda, allora aspetta un secondo, Ciao, vediamo intanto se. saluto, ciao a tutti. Ciao, ciao Martima, ciao Giacomo Brezel. Guarda, ha Cos'è visto? questa cosa? Allora, in poche parole, tu ti ho fatto mettere la testa nella mia incubatrice e qui dentro ci Ok. sono delle uova azzurre e delle uova bianche che sono di razze di galline. Sì. E cosa ci fai dopo? E le alleviamo per le uova. Ok, bellissimo. Ma allora, intanto dovete sapere che Giuseppe ha un ristorante che si chiama Cresios. Esatto. Pronto? Voilà. Sì, no, Perché hai ci sono, scelto ci sono. questo nome? Non ho che ogni tanto la Cresios è un. connessione fa un po'. Allora, Perché hai scelto Cresios questo nome? è un epiteto di Bacco, il monte sul quale vengono fatte le baccanali, che in qualche modo ricollega l'aspetto paesaggistico nel quale si trova con la K, Bravo, sì, stavo KRSIOS. per correre. Con la K si scrive, sì. Ed è esattamente dove? A Telese, giusto? Telese Terme, in provincia di Benevento, siamo a 45 minuti da Napoli e a 2 ore da Roma. Ok, 15 coperti, mi dicevi oggi. Ristorante da 5 tavoli, 15 coperti, solo 2 percorsi di degustazione al buio, si differenziano, solo dal budget che una persona decide di spendere, ovviamente con una differenza di numero di corse. E un progetto di ristorazione che ha un'identità ben precisa, che non è un ristorante dove si sceglie la carte, Cioè, tu non è ti un siedi ristorante. e tu proponi quello che hai cucinato quel giorno. Non è che dico voglio questo, il primo, scelgo il Diciamo secondo. che sì, però non è proprio così perché abbiamo un laboratorio di ricerca e sviluppo dove ci preoccupiamo di costruire esperienza ad personam, quindi abbiamo un database di ospiti dove in qualche modo cerchiamo di analizzare quante volte sono venuti al ristorante, quali sono i gusti, cerchiamo di riconoscerli, facciamo, Certo. sembriamo un po' l'FBI, cerchiamo un attimino di capire. Di capire con chi ci troviamo di fronte per capire quali sono gli ingredienti più adatti, le tecniche, piuttosto che Cioè, il nel modo senso di che tu, io mi lavorare. siedo al tuo ristorante e tu mi dici sicuramente mi chiedi quello che sono allergica e quel che l'è, ma anche quello che non mi piace. Allora, ti dico la verità, questo è un lavoro, ecco perché Cresos lo consideriamo un'esperienza non solo per utilizzare un termine strabusato. Fondamentalmente tutto questo viene fatto come se fosse quasi un'intervista al telefono o via email, nel senso che noi chiediamo, c'è un
anche la parte di prenotazione è esperienziale, nel senso che cioè, Certo. non prendiamo prenotazione al telefono, solo online. Quindi l'ospite arriva sul sito, si legge la policy, conferma la prenotazione e dopo iniziano una serie di email o di domande nel momento in cui decidiamo cioè l'ospite arriva da noi, gli chiediamo quali sono intolleranze e allergie, a dire la verità, quelle le già sottoscrive nell'atto Prima della prenotazione prenotazione. perché devi accettare la policy, perché per noi quella è una grossa responsabilità, il trattamento di Certo, intolleranze e dei allergie. dati personali, certo. E poi c'è una questione, quello purtroppo lo risolviamo fornendoci di piattaforme non italiane. Ok, ecco Gino, ciao Gino, scusa, saluto i nostri abitué. Ho visto che ti chiedono, sì, 15 posti, è un ristorante decisamente piccolo. No, non è un ristorante piccolo, perché A pochi posti. a pochi posti, perché il nostro numero di piatti da servire è 600 in un giorno. Perché se io ho 15 coperti, il nostro menu degustazione è circa 40 piatti, 35, 38. Quindi piccolo, sì, in quanto non abbiamo da sempre evitato assembramenti. E questo giocherà, tornerà utile, mi sa, nei prossimi mesi, come dire. Vedo che c'è anche il Brasile collegato. Ciao, Brasile. Ti dico la verità, ne abbiamo parlato anche un po' al telefono oggi. Abbiamo uno standard sanitario e qualitativo molto alto. Diciamo che al di là del numero di coperti ridotto, siamo in una zona molto difficile. Quindi, pur Certo. volendo aumentare il numero di coperti, perché gli spazi ci sono. Anche perché è piccolo in quanto prendiamo 15 coperti, ma la struttura su 3 piani sono 1000 metri quadri, quindi tanto piccolo non è. Certo, no, scusa, ho dato per scontato che fosse piccolo perché mi hai detto il numero dei coperti. In realtà hai un sacco di spazio, ma hai deciso tu, perché se avete tutta quella quantità di proposta, appena Conte ce lo permette, verremo a trovarvi. Bene. Sì, perché mi sa che ne vale la pena. Ma senti, visto che nel frattempo non possiamo venire a trovarti, peccato abitare così lontano, dice Sabina. Però Sabina, prima o poi, sai, io Allora, faccio il viaggio per il andare da discorso è Franco questo, è Pepe. che la lontananza è un limite laddove non c'è voglia di venirci a trovare, perché è una cosa che noi abbiamo sempre combattuto. Si fanno dei viaggi in giro per il mondo e io mi muovo, sono uno di quelli che fa viaggi gastronomici, nel senso che si muove prima Dove decidendo dove apposta? andare a mangiare e poi, e quindi nel momento in cui lo considero un'esperienza da fare, io mi sposto e quindi la distanza poi viene abbattuta in un secondo. Senti, ma quante persone chiede Ivan? Quante persone avete in cucina? Allora, noi siamo in totale 8 più 4 ragazzi che ruotano su 3 mesi o su 6 mesi. Il mio braccio destro, che è Eugenio, in cucina, lavora con me da quando abbiamo aperto. Poi c'è Alfredino, Cioè, che è un quando amico avete da aperto? 2011, Ok. Una stella da quanto? 2013, ma è un attributo, non è un requisito per il quale venire a mangiare da noi. No, però diciamolo La che ce l'hai, stella scusa. per noi, la stella per noi è un riconoscimento che in qualche modo afferma determinati requisiti, però non è quello il motivo per il quale dovreste venire. Non perché siamo No, no, hai stellati. ragione, però tra tutte le cose che uno può dire, diciamolo perché è sempre bello dire che uno ha una stella. No, Comunque, scherzo. prendere Abbiamo una una stella stella, Michelin dal 2013. un viaggio senza un fine gastronomico, un viaggio senza emozione. Allora, io concordo perché una delle prime cose che faccio prima di partire è guardare e studiarmi i ristoranti del luogo dove vado. Cioè, Anch'io. magari decidere apposta di venire da te è ancora di più, però comunque. Però quello che volevo portarti a dire è questo, che visto che nel frattempo noi non possiamo venire da te, se dovessi cucinarci qualcosa stasera, perché sai che questo momento su Instagram si chiama ora di cena. Io credo che dovrebbero essere 2 stelle, ti dicono anche. Beh, questa è una bella cosa. Vedremo, magari quando tutto si riprende. Non siamo noi che ci attribuiamo le Sì, stelle. e poi quello che, scusate, prima di arrivare alla ricetta, quello che mi dicevi prima, che mi è piaciuto, che anche in questa situazione
tu comunque hai pochi coperti, tavoli belli distanziati, tutta una situazione, cioè non dovrei 2,50 m. prendere, sembra già molto avanti rispetto alla situazione in cui ci troviamo, o sbaglio? Allora, ti dico la verità, Maddalena, Cresios è stato forse uno dei primi che ha chiuso, nel senso che l'8 di marzo, quando ci siamo accorti che un ospite non poteva scrivere nell'autocertificazione sto andando al ristorante, abbiamo detto è inutile stare aperti, anche perché il delivery a Telese lo fai a quasi a nessuno. Non è molto gettonato, dici? Assolutamente no. Quanti E abitanti fa Telese? 5.000, 6.000, scusami. Ok. E quindi dicevo, noi abbiamo chiuso, però siamo quelli che per dovere della collettività e per rispetto nei confronti dei miei ragazzi e per i nostri ospiti, per le nostre famiglie, abbiamo chiuso. E perché non c'era materia prima, ovvero non potevano arrivare ai nostri ospiti. E quindi, Certo. però, dal punto di vista sanitario, noi abbiamo sempre lavorato con un grande con un Scrupolo. grande attenzione, una grande attenzione agli standard sanitari e qualitativi. Noi abbiamo 120 metri quadri per 15 coperti, due cucine da 35 metri quadri, una è la cucina esecutiva e un'altra è il laboratorio, Caia Notti Lab, Sì. dove facciamo tutta la parte di ricerca e sviluppo, dove suddivido i ragazzi, quindi noi siamo 5 più 3, 8 in cucina, diciamo, divisi su due livelli. Il discorso fondamentale che abbiamo sempre fatto è l'attenzione sul clima che un ospite respiri, perché a me ha sempre dato fastidio l'aria pesante, il discorso di non avere un ricircolo importante. Quindi abbiamo una Certo, cappa in certo. cucina che fa immissione e tratta l'aria in depressione rispetto alla sala, quindi i due flussi non si parlano. Quindi in qualche modo ogni volta che il clima della cucina non si mescola con quello della sala, e quello della sala non si mescola con quello della cucina. Per una questione di odori, in questa fase ci viene perfetto anche per una questione di evitare eventuali contagi. In Certo. sala abbiamo oltre all'aria condizionata normale, come ce l'hanno tutti i locali, noi abbiamo da sempre avuto un'uta esterna che ci permette la reimmissione. E quindi che ci permette anche di calibrare la compensazione dei due ambienti. Quindi io ho sovraesposto, quindi ho una maggiore immissione di aria all'interno della sala e questo mi facilita la compensazione. In questo caso, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo risolto con il ricircolo dell'aria, perché comunque anche qui l'aria è trattata e climatizzata con dei filtri. Ok. E quindi in questo momento io ho voluto descrivere con un decalogo che presto condivideremo con tutti, sia colleghi che anche con i nostri ospiti o con la stampa che ne ha desiderio di divulgare, proprio perché c'è interesse da parte mia nell'iniziare a parlare concretamente di quelle che sono le cose vere da attuare, perché è inutile che continuiamo a parlare di indossare dei guanti. I guanti sono la cosa più antisanitaria che esiste, perché o per ogni volta che tu utilizzi un guanto, per ogni operazione che fai, poi li sostituisci, o altrimenti il guanto è quello che ti fa perdere la percezione dello sporco. Una mano sporca te ne accorgi, un guanto sporco no. E quindi Quindi è più molto. piuttosto continuare a lavare le mani. E l'abbiamo sempre fatto, se tu hai un igienizzante, un antibatterico, come detergente per lavarti le mani, meglio che tu ti lavi le mani, perché in 5 secondi tu hai disinfettato le tue mani. E anziché cambiare, perché oggi ci siamo dimenticati tutti i plastic free, l'ambiente, perché tutte queste cose andrebbero smaltite come materiale biologico speciale, perché se io ho un guanto, se ha una contaminazione, Certo, dovrebbe arrivare certo. con i caschi a ritirarlo. Però non si capisce ancora, quindi ho voluto mettere in pratica, cioè descrivere il normale standard di quello che è Cresios in funzione di quello che poi sarà un messaggio, quello di seminare fiducia, perché io non sono uno di quelli che sta urlando apriamo, 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 ma io voglio aprire nel momento in cui c'è qualcuno che bussa al mio citofono per venire a mangiare, perché se no Certo. gli ospiti è inutile aprire.
Ma hai totalmente ragione. Ma senti, mentre aspettiamo di poter aprire e venire a mangiare con un certo grado di serenità, diciamo, cosa possiamo cucinare stasera per cena? Una cosa, visto che non siamo in una cucina, in un laboratorio, ma siamo in una cucina di casa, col forno Allora, normale, ma non abbiamo. pasta o secondo? Un piatto di pasta o un secondo? Ma anche tutte e due, noi abbiamo fame. Allora, Passi dalla pasta che ti vedevo ispirato. diciamo che noi abbiamo una grossa tradizione, perché devi sapere che io ho una lotta interna di concorrenza, perché al piano di sopra c'è la mia mamma. Nel senso che molti giornalisti o amici, eccetera, eccetera, spesso mi chiedono di venire a cena da lei o a pranzo, Interessante questo. perché sanno che cucina bene. E diciamo che la prima cosa che io chiedo a lei di cucinare per gli amici, perché se sali sopra sei mio amico, altrimenti no. Certo, la mamma è la mamma, eh. Non è che No, la... ma perché stai entrando in casa mia? Io in questo momento sono al piano di sopra del mio certo. ristorante, quindi sei mio amico. E quindi l'obiettivo che noi ci siamo sempre dati è quello di dire: ok, quando arriva un ospite, gli facciamo i cavatelli, che sono una pasta tipica del Sannio, che è un impasto di pura acqua e farina, con alcuni segreti, nel senso che alcuni mi chiedono spesso: ma l'acqua deve essere bollente, calda, tiepida? Invece è acqua fredda, quindi prendere un pacco di farina e mescolarlo con l'acqua. Ok, Come. pacco di farina quanto grande per quanto? Stiamo Allora, più diciamo, stretti. facciamo così: siamo quattro persone e abbiamo tanta fame, consideriamo un 400 grammi di farina, mezzo Ok, chilo, mezzo chilo, perché via. diciamo che Mezzo mezzo chilo chilo di per farina. Ecco, quant'acqua? il segreto delle ricette casalinghe è che non esiste, ecco la Robby, Viva viva l'Elvira, ciao Robby! Scusa, anche da me, mia mamma, non è vero che cucini così bene, anzi, scusate, ma è la verità, per quello che faccio il lavoro che faccio. Allora, il discorso di fondo L'acqua è mista quantità, dici? la quantità. In una casa non esiste mai la quantità, allora c'è il segreto della mamma, della nonna. Allora, Assentimento, come direbbe la mantia, eh. fai la fontana e inizi ad aggiungere dell'acqua, inizi a mescolare. Il segreto è toccare l'impasto e il tuo lobo delle orecchie, perché quello sarà la texture che la pasta deve avere. Quindi Cioè, deve tu, essere no, sodo. scusa, che questo Ti non l'avevo aiuta. ancora Esatto, lo sentita. fanno, quando Io io lo dico lo faccio fanno tutti. così e intanto impasto. Esatto, bravo. Quando Quindi. trovo una correlazione fra le due testure. Esatto, e ti Ah. fermi. Visto? E quindi, ma sai perché questo? Sei pazzo Perché come un cavallo. se. Sai perché questo? Perché è fondamentale, e io me lo spiego anche tecnicamente, perché non tutte le farine hanno lo stesso grado igroscopico, quindi non Certo. assorbono l'acqua nella stessa maniera. Quindi io posso darti qualsiasi tipo di ricetta, Aspetta, però magari poi se è non un ti ambiente trovo. secco, umido, cioè ci sono tutti gli Esatto. aspetti Dove l'hai climatici. No, conservata? Qual è la forza della farina? ma è Che ovvio tipo che di uno fa farina? così. È risolto, hai visto? Però mi Quindi sa che sei più serio di quello che vuoi sembrare. Ho tutto l'orecchio rosso adesso, no. credo. Mi raccomando, togliete gli orecchini, sennò viene fuori un No, macello. infatti non deve essere la texture da orecchino, deve essere la texture del lobo delle orecchie. Ma Bellissimo. perché questo? Perché fondamentalmente, al di là della conformazione dell'orecchio, il lobo, bene o male, tutti abbiamo la stessa texture, perché comunque è una parte di ciccia, non è una parte dove c'è un Certo. nervo, muscolo, eccetera, eccetera. Quindi è Certo. sicuramente attendibile, diciamo così. A orecchio, A no, a occhio, orecchio. bravo. È la Sara, una redattrice della cucina italiana, grande cuoca. Brava, brava, Aure. E quindi poi impastiamo, lasciamo riposare un 15-20 minuti, poi si stende la pasta, spessore diciamo Scusa, un mezzo 15-20 centimetro. minuti all'aria aperta, come? Al frigo? Pellicola, un po' di pellicola, perché nel momento in cui l'hai impastata e hai fatto reidratare bene l'acqua, l'impasto deve essere uniforme, Ok, quindi magari va si è bene. incordato un po', lo lasci rilassare. Non mettiamolo nel frigo, non ha senso per una No, pasta da fare al momento, poi diciamo l'orecchio così. si prende, fa freddo nel freddo. No, ma perché più la lasci stare, più poi ritorna un'umidità, perché comunque come
dire, si gestisce, si mangia l'acqua, diciamo noi. Okay. E quindi stendiamo la pasta. Nel momento in cui stendiamo la pasta, poi facciamo delle striscioline di 3 centimetri, 4 centimetri di larghezza per un 7-8 millimetri. Pellicola antiossidazione, perfetto. E quindi, secchiona. E poi cavatelli, perché io con due o tre dita in base allo spessore li cavo. Anzi, sì. In dialetto sannita si dice si ciecano. Ciecare significa io faccio una leggera pressione e vado indietro, come se stessi cavando, e quindi come se diventassero dei piccoli fusilli. Scusa, ti interrompo un attimo. Voi che ci seguite, non lo sapevo che fosse così pazzo. È stupendo. Prima mi sono toccato l'orecchio, poi ho cavato gli occhi a qualcuno. Brava, però, brava. Brava, diciamo che è un antistress, è un modo per, in questa fase di lockdown, per poter scaricare le tensioni e gli stress giornalieri. A voglia, così non ti innervosisci con i familiari. Esatto, almeno scarichi e non litighi con qualcuno. Okay. Quindi, ma aspetta, la dimensione del pezzettino, cioè tu fai... Deve essere un 4-5, la dimensione delle tue tre dita, fai così, le tue tre dita. Perché okay, è quello che ti serve per cavare, esatto. Va bene. Però deve essere dello diciamo, spessore un 3-4 mm, quindi non deve essere molto sottile, perché ci deve dare la possibilità di, come scavare, di piegarli, di cavarli, quindi per arrotondarli un po'. La cosa interessante è che questa è una pasta altamente digeribile, non ci sono le uova, ovviamente per gli intolleranti al glutine purtroppo... Certo. Bisogna impastare. Tanto recuperiamo col secondo. Come li condiamo, ci arriviamo, Gino. Ok. Allora, tu prima hai ciecato l'impasto. Ho ciecato la pasta. Poi li metto lì, li stendo un attimo. Li stendo con un po' di farina in modo tale che la farina in qualche modo assorba, non li lasci attaccare, perché avendo solo acqua e farina devono avere un po' di farina spolverata sopra. E come dicevo prima, è tra l'altro molto veloce da cucinare, perché in 2-3 minuti la lessi, il tempo che salgono sopra, quindi acqua bollente. Come gli gnocchi di patate, ci metti 3 minuti. Esatto, sì. Però questa è la fortuna, che non hanno patate, non sono pesanti, li possiamo cucinare la sera. Scusami, c'è un tuo collega del Libano. Ciao Libano, ciao Chef Tarek Kamadesh, bello. Si devono seccare o si cuoce fresco? No, si possono conservare se li facciamo seccare, si possono cucinare al momento se li lasciamo appena fatti. La cosa che ti dicevo è il condimento. Allora, e i condimenti per una pasta del genere possono essere variegati. Gli asparagi, e quindi si possono saltare con gli asparagi in bianco. Potremmo addirittura utilizzarli anche solo con un filo di olio e burro, o perdonami, olio e parmigiano, perché è una pasta che, avendo comunque della farina e dell'amido, scivola. Certo. Ma la ricetta della mia mamma è con ragù. Con ragù di carne classico. Con il ragù di carne classico. Allora, però, la mia mamma, ti spiego perché tutti quanti tifano per la mia mamma, perché... ad una presentazione alla Michelin di 2-3 anni fa al Teatro Reggio di Parma, uno chef che riceveva un awards gli viene fatta una domanda: qual è il miglior piatto campano, il miglior piatto italiano che tu hai mangiato in Italia, da quale chef? La risposta è stata dalla mamma dello chef Iannotti. No, non me lo ricordo. Era David Muñoz. Era David Muñoz. David Muñoz, ma sei incredibile! Sul palco dichiara che il piatto migliore non l'aveva mangiato da me al ristorante, perché aveva mangiato anche da me. Sì, anche ma un certo schiaffo all'orgoglio, però. No, io ero contento, perché mi fa piacere. Ah, scusatemi, essendo anch'io una cuoca, di che pasta state parlando? Di una pasta non da... Io non cucino, friggo le uova, pasta fatta in casa, cavatelli, acqua e farina. Cavatelli. No, ma l'hai aspettato fuori al cuoco che dice, scusa, però un tuo collega prende la stella e questo sul palco dice la miglior pasta della mamma di... Io l'avrei aspettato fuori, altro che un passaggio ai lobby. No, io ero super... Ah,
Ho perso Crazy. Aspetta, no, sul più bello, quando ci stava per dire se aveva. Aspettate che lo recuperiamo, non c'è problema. Nessun problema ormai. Comunque quella del massaggio del lobo è meravigliosa, non l'avevo ancora sentita. Ciao Daria. Ciao. Intanto ne approfitto per salutarvi mentre Crazios torna. Crazios, Crazy. Forse Crazy viene da lì in inglese, dal Baccanale, dal monte del Baccanale dove facevano delle feste pazzesche. Può essere, anzi. È troppo forte veramente, perché poi uno lo vede così tutto tranquillino, poi se ne esce con tutte queste follie. Sì, Gino, non so che succede, è successo, forse gli si è scaricato il telefono. Perché no? Aspettate, provo a annullare perché non si collega, proviamo di nuovo. Ma che? No, sul più bello, eravamo al sugo. Comunque, non abbiamo paura di niente, sì, è fortissimo veramente. Eccoci qua, Beatrice ha commentato, vediamo cosa dice la Beatrice. Giuseppe, eccolo qua, ah, si è ricollegato col suo profilo e vai. No, eccolo, eccolo, arriva, arriva. Giuseppe Iannotti, sei pazzo come un cavallo, non lo No, sapevo. Stavo perdonate. dicendo delle cose atroci su di te mentre non c'eri. No, ma mi è andato in crash il mio profilo. Dopo guarderemo perché. Quindi ho cambiato. Sono adesso sul mio profilo Sul tuo, no, personale. no. Una telefonata, questa diretta altamente minacciata, ma noi ce la faremo. Allora, eravamo però al ragù di tua mamma e al fatto che non hai picchiato lo chef che ha detto quella cosa lì a Muñoz. Ok. No, David Muñoz, tra l'altro, che cosa ha detto? Ha detto che non era il ragù classico perché per l'occasione abbiamo cucinato per lui il ragù di piccione. Ah, ah, Perché caspita. per noi gli ospiti mangiano non il ragù di carne classico, che è molto facile, quindi o hai Ovvio. selvaggina o hai. Noi abbiamo 5 ettari di giardino, che poi giardino non è, Guarda che ma è. comincio a vedere solo la fronte, vieni un po' più davanti. Eccolo, Mi eccolo qua. vedi? Ecco. Sì. E quindi il ragù, secondo me, il cavatello con i piccioni è spaziale, in quanto Sì, c'è Gino poi che già sta cotto. morendo di fame. Perché spaziale? Cioè, qual è il trucco per Perché. farlo con la carne di piccione? Io non Allora, sono super fan del piccione, ma però cambiare idea. la verità è che il problema è che molto spesso il piccione viene cotto non nel pomodoro, ma viene cotto sulla griglia piuttosto che È su vero. altri. E quindi il fatto di cuocerlo nel ragù ci permette, nel pomodoro, ci permette un attimino di renderlo più elegante. E di far rilasciare comunque al pomodoro il gusto, ma non super super forte di un'eventuale carne di manzo, carne di maiale o addirittura carne di agnello, perché un ragù perfetto dovrebbe essere fatto con almeno 3 carni. Non parliamo Almeno è vero. di tagli. Quindi, Allora, qua salutano però dal Perù e d'Antalya, ma hola. buongiorno, Turchia. Che tal? Che buona la cucina turca, la cucina peruviana. Scusate, lo so che siamo la cucina italiana, ma dobbiamo anche pensare ai nostri colleghi. Io penso che la cucina è quella buona, non è quella italiana o quella turca, è quella buona. Concordo, anche in Argentina si mangia piuttosto bene. Assolutamente. Io a casa l'ultima volta ho fatto un asado con un cimciurri fatto con una vaca vieja spaziale. Buono. Scusa, ti dico solo questo. Io una volta ho mangiato un tiramisù con il dulce de leche in Argentina. Vabbè, una delle esperienze più ingrassanti della mia vita, però c'è un Posso prima e un immaginare. dopo quella cosa lì. Vabbè, scusate, torniamo al ragù di piccione. Ma ragù di piccione interessante. Qualche consiglio per farlo al meglio? Allora, innanzitutto del piccione non si butta via niente se non le piume, e con le Che magari dà interiore ancora fastidio. si tagliano, quindi si soffriggono un po', uovo senza temperatura, quindi si soffriggono, si lasciano raffreddare uovo, parmigiano o pecorino, pepe, prezzemolo e si fa una sorta di imbottitura.
Quindi questo serve in qualche modo a riempirlo, ma per un duplice motivo. Uno, perché così la carne rimane compatta e non si disfa nella cottura, perché avendo una carcassa, avendo delle ossa molto piccole, l'imbottitura Certo. gli fa un po' da supporto, quindi tu hai Certo, una la sorta di struttura. scheletro, Sì. una struttura. Poi il piccione si prende, si soffrigge con olio, meglio un cucchiaio di strutto e un po' di cipolla tritata, si rosola. E a dire la verità, il segreto della mia mamma è aggiungere 2 cucchiai di conserva secca, che è il pomodoro lasciato essiccare al sole in agosto. Questo ci permette di, come se fosse un concentrato, se non abbiamo conserva secca, doppio concentrato del pomodoro. Quello è il Sì. segreto di Elvira. Ad Yes. agosto, a luglio no. Si può far. No, si conserva tutto l'anno perché è una Ti conserva, prendo quindi in giro. ce l'ho anche Ok. adesso, quindi Va tranquilla. bene. Bellissimo questo consiglio. E quindi Cioè, un cucchiaio. scusami Giuseppe se ti interrompo, ma se tu prendi la conserva secca, come la definiamo, e fai questa cosa anche in un normalissimo sugo di pomodoro, è interessante, no? Assolutamente sì, difatti lo spaghetto quando mamma non ha tempo, torna su, arriva, soffrigge un po' di aglio e olio, un cucchiaio di conserva secca, ha fatto gli spaghetti per tutti. Impiega penso 3 minuti per cucinare. Diciamo che per uno abituato come me alla campagna, alle conserve, e questo mi ha fatto capire ancora di più quanto siano importanti in un momento del genere, sia di crisi, Certo. perché io sto facendo l'orto, in questo momento per noi io non mi sono fermato un minuto. E la cosa più interessante è che conservare per un anno fino al prossimo raccolto mi ha fatto capire quanto, soprattutto in una situazione del genere, ancora di più, perché io non ho vissuto la guerra, ho 37 anni, quindi non posso Certo, pensare. Però in una certo. situazione di pandemia, io da casa dall'8 marzo sono uscito 2 volte per 15 minuti. E tutta la mia famiglia, nessuno di noi è uscito per andare a fare la spesa. È vero che c'è un ristorante, per carità, e Sì, per quindi. cui ti puoi far arrivare facilmente le cose, immagino. Ma non ho fatto. I corrieri sono arrivati forse da noi 4 volte, ma più per portarmi qualche regalo di qualche amico, di condivisione di box Oh, che che ha. bello quando arriva un box, posso dirlo? E il pacco di mia mamma, ma io sono abituato, quando vado fuori. E mia mamma, poi apro la valigia e mia mamma mi ha messo la schiscetta, è straordinario. Il box da fuori è emozione, ma anche solo il fatto che tu stai aprendo. Quindi. Mi fai commuovere a pensare a tua mamma, va bene, No, ma bello. è una cosa che mi. Che, e tanti oggi mi chiedono: ma se io vengo un giorno e mezzo, posso poi andare a mangiare la tua mamma? Se Dipende. te lo guadagni. Sai cosa? Pensavo di chiederti invece se posso mandarti mia mamma da tua mamma. Fa Sì. un corso. No, scherzo. Basta se mi sente mia madre, poi mi uccide per telefono. Altro che No, ma massaggiare le non faranno un corso, si scambieranno idee, perché ogni mamma ha il suo modo di fare. Io spesso dico che le cucine domestiche hanno il più grosso problema della cucina italiana. Ogni mamma ha il suo metodo e quindi questo ha evitato la standardizzazione. E quindi. Certo, Perché certo. se già parli con mia mamma e mia nonna, fanno le cose in maniera diversa. Però pensa quanto amore alla fine, tutto ciò è. Si tra è tutta una questione d'amore alla fine. Cucinare è un gesto d'amore. Senti, si possono fare i pomodori secchi con l'essiccatore, chiedono? I pomodori secchi non si fanno con. Allora, la conserva secca non si fa con l'essiccatore, il pomodoro secco sì. La Ok, conserva e la secca non. conserva secca come si fa quindi? Allora, la conserva secca si fa soprattutto nella settimana più soleggiata di agosto, perché nella settimana ci deve essere sole costante. È semplice, si lavano i pomodori, si lessano, si passano e quindi abbiamo la salsa. Questa salsa Ok. viene messa su dei piatti o di ceramica o di acciaio, non alluminio, plastica non la adoro No. particolarmente. Quindi questa cosa si mette. Questo piatto si mette al sole e 2 o 3 volte al giorno si gira. Ok.
una ricetta, la giusta quantità di sale, perché l'unico conservante nella conserva secca è il sale, non hai altro tipo di conservante, e nella settimana non deve esserci mai umidità, perché nel caso in cui c'è l'umidità, tutto quello che hai fatto fino a quel momento, anche all'ultimo giorno, butti via tutto, perché due cose conservano la conserva secca: il sole e il sale. Niente. Certo, una bella giornata di scirocco e la conserva la butti. Ok, per cui attenzione. Va bene. Quindi ha bisogno di questo. E diventa come una pasta rigida, quindi se non è una pasta rigida non puoi... E poi la conservi facilmente, perché ormai a quel punto si è cristallizzata. Una volta che è secca, noi che cosa facciamo? Nel vaso con un po' di olio. E il pomodoro è già acido, quindi ha un pH già basso, quindi non hai un problema di muffe se c'è il sole, perché diciamo che tutti i conservanti, non serve nemmeno i correttori di acidità, acido citrico o cose del genere, non hanno necessità di essere acidificati, perché il pomodoro già è un prodotto acido, in più ha il conservante del sole, perché comunque è una tecnica di cottura, il sole in quei momenti siamo ai 30-32 gradi, 34 gradi, ed è una ricetta, esatto, in siciliano si chiama stratto, molto tipico della Sicilia. Guarda che Gino Lombardo, che ogni tanto commenta, sa tutto, è una fonte pazzesca. No, l'ha scritto lui, no? Estratto. Sì. Ma, ok, allora diciamo che il ragù di piccione, siamo arrivati, abbiamo lasciato il piccione con, diciamo, ripieno di tutto quello. Con soffritto, fatto tostare, abbiamo aggiunto il concentrato di pomodoro, lo facciamo andare un'ora. Ovviamente dobbiamo bagnarlo, essendo un concentrato va bagnato o con un po' di acqua o con, meglio ancora, brodo vegetale, in modo tale che si discioglie e inizia a cucinare le carni. Poi salsa di pomodoro, diciamo che sono 3 o 4 ore di cottura, ragù pronto. Cuociamo la pasta, mantechiamo, 80% parmigiano, 20% di pecorino e via. Beh, mi sembra un bel vivere. E poi invece mi hai promesso anche un secondo. Allora, uno già ce l'abbiamo. Okay. Anche noi ti vogliamo bene, Gino, visto passare un commento carino. Dicevi, allora abbiamo un piatto, facciamo così, più che un secondo, perché in fondo mi hai appena dato un piatto praticamente completo. Perché c'è piccione, esatto. Cosa ne dici, Euskalecki? Chi è Euskalecki? Ciao Euskalecki, che ti saluta. Mi sa che era la Spagna. Sì, viene dalla Spagna. Cosa ne dici di fare una verdura? Ecco, il mondo delle verdure per me è un mondo... Forse le verdure sono una delle cose più complesse da cucinare, ma anche la cosa più semplice, perché sempre di più si trovano verdure mal fatte. La verdura, l'unica tecnica di cottura che io considero per la verdura non è italiana, ma è thailandese, che è il wok. Ok. Soitogno de palas. Oh, sì. Hola guapo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Ah, que hablas español. Bravo. Sì, okay. io ho una... metodo Thai, vabbè, perché no? Sì, perché è wok, ma il metodo Thai è solo padella super con un fuoco super forte, verdura 3 minuti, 2 minuti, salti, filo d'olio senza nemmeno il sale. Basta. Perché questa è la cultura della verdura, perché devi dare l'ossidazione, è un po' quello che mangi nel vietnamita, nel thailandese, è per me una delle cotture migliori. A casa normalmente siamo abituati a sbollentarla e poi condirla, saltarla piuttosto che gratinarla, eccetera, eccetera. Sì, ma il sol fatto che la stiamo sbollentando, stiamo facendo un lavaggio di sostanze nutritive e quindi anche di gusto, perché se tu sbollenti per 2 minuti in acqua bollente, poi necessariamente uno chef lo deve fare, a casa magari non si fa, lo passi nel ghiaccio per fermare clorofilla, soprattutto per fermare l'ossidazione. Certo. Anche se ti dico, secondo me, perché sai, è un po' come se prendessimo una bistecca e la cuocessimo 20 minuti. Cioè, è chiaro che fa schifo, no?
Allora, chissà perché la verdura ci abbia messo più tempo a acqua ghiaccio, sale solo dopo se si vuole, dicono, giusto. Però mi sembra che stiamo un po' recuperando, nel senso che la croccantezza della verdura è importantissima. No, ti dico la verità, forse lo stiamo recuperando anche in cucina e anche in alta gastronomia, che apprendiamo spesso con i preservativi. Scusami, le buste sotto vuoto. Sì, però se sottovuoto è un po' rotto, posso dire. Ma te lo sto dicendo, e io lo considero altro. Lo consideri? Ho appena detto, lo considero... No, nel senso che l'altro giorno la Viviana Varese mi ha detto che lei vuol fare una cucina tutta senza sottovuoto, espressa. Allora, alt, il sottovuoto come tecnica di conservazione è un conto, come tecnica di cottura è un altro. Il sottovuoto è la manna dal cielo per conservare, quindi il sottovuoto... Certo. E tutto quello io forse spendo più di bustine sottovuoto che di ingredienti. Chissà sì. Se la mamma, tu però vedi, ti sei giocato un po', cioè adesso parlare dell'Elvira, poi tutti vogliono parlare dell'Elvira. Sei con... Ma siamo sulla cucina italiana, molto... dobbiamo... siamo sulla... No, però sei molto, ti fa onore questo, sai? Ti fa molto onore. Una verdurina ripiena della mamma, ce la dici? Tempo ma di dov'è la mamma? Non puoi chiamarla? È nell'orto, io sono scappato, difatti si è incazzata come una diavola, ha detto stiamo lavorando, dove vai? Non puoi andare anche tu nell'orto? Dai, vai nell'orto. Non prende bene la connessione perché sono un wifi, perciò, altrimenti l'avremmo fatta, sì. Peccato. Ok, ma una verdurina ripiena della mamma? Allora, tempo di carciofi, quindi la... E in questo momento il carciofo ripieno, diciamo siamo quasi alla fine, il carciofo imbottito è la cosa più buona che si possa fare. Si prendono i carciofi, si puliscono, facci vedere l'orto, vediamo se ci riesco, aspetta. Brava, mi piace l'Islanda perché io non volevo... Al limite cade la linea e li recuperiamo dopo, tanto ormai non abbiamo paura di nessuno. Vediamo se ci riesco a controllare connessione e altro. Vedi aspetta, ecco, ho parlato troppo presto, mannaggia, aspettate, abbiamo fede, bisogna avere molta fede, niente. Carciofo ripieno, eravamo lì. Giuseppe, dove sei? Vogliamo vedere l'Elvira noi anche. Giuseppe, è curioso perché ieri eravamo... ci ho provato, qua. Ci hai provato, va bene, però la prossima volta voglio vedere anche l'Elvira e l'orto. Eccola qua, ciao Laura. Allora, dicevi carciofo ripieno. Carciofo ripieno è mollica di pane, e sì? Quindi uovo. Salsiccia tagliata a cubetti, formaggio grattugiato, mm-hmm. E per l'imbottitura. Ok. Oltre, adesso sono assalito perché oltre, qui è uno zono, questa è la Milli. Gattoni? Sì, quanti ne hai? Ne ho, allora, devi sapere che qui ci abbiamo 3 tartarughe. Un po' di gatti, poi c'è la mia bimba Chris. Vieni qui. Chris sarebbe il cane? È il mio French Bulldog. Okay. Cioè i gatti, scusa, un po' di gatti cosa vuol dire? Quanti? 3 o 4. Aspetta che ti faccio vedere la mia piccolina, guarda qua. No, è che, è che bello, ciao. La diretta canina non l'avevamo ancora fatta, neanche con Saturnino che è pazzo della sua oliva. Anche qui il cane è uguale. Ma, ok. Quindi stavo dicendo, ho fatto il ripieno. Il ripieno viene messo nel carciofo del quale abbiamo tolto la punta, lo abbiamo un po' allargato con le mani in modo tale che si riempie bene. E poi che cosa facciamo? In una pentola con un filo d'olio sigilliamo la testa, in modo tale che la macchiamo come se fosse solo reazione Maillard, quindi senza star lì a far tanto. Poi li giriamo coperti e lo lasciamo andare per 40 minuti. E via. Vabbè, mi sembra anche una roba semplice. Sì.
zucchine e melanzane, qua non ti mollano più, sappilo, ormai sei, stai pure lì, prenditi pure un cuscino. zucchine e melanzane. In questo, beh, si può fare la stessa cosa, no? Si può fare la stessa cosa come ripieno, oppure grigliate, oppure la pasta, pasta con le zucchine. L'altra sera su RDS ho svelato la segreta il segreto della pasta alla Nerano con le zucchine. Cioè? Quindi... Dai, l'ultima, poi ti lascio in pace. Dicela un po'. Allora, si tagliano le zucchine non a rondelle, ma a cubetti piccoli. Se c'è qualche fiore ancora meglio, perché chi ha l'orto sa che ci sono fiori e zucchine. Non solo le zucchine, non solo i fiori. Quindi, vabbè, chi ha l'orto... umiliarci così. Ecco, noi che andiamo al supermercato, eh. Io no. Okay. Io le verdure non ho mai comprate al supermercato. Ho quindi... capito, è ancora che ci umilia. E vai. Ok. E quindi dicevo, le friggiamo, quindi in olio abbondante. E il discorso è che non devono diventare, devono solo leggermente imbiondirsi, perché altrimenti rilascia l'amaro. Okay. Poi nel frattempo che cosa facciamo? Cuociamo, sì, bravo, è attentissimo. Gino è un... te l'ho detto. Però, mica ci abbiamo dei seguaci così, ci abbiamo persone che ci seguono di livello importante. Ok, aspettiamo i corsi nel tuo lab. Dicevi allora, quindi questa pasta che adoro. Una volta fritte, le scoliamo, le mettiamo da parte su un pezzo di carta a far scendere un po' di olio, perché non devono essere molto unte. In una padella scegliamo del burro, 10 grammi a testa, quindi una noce di burro a testa. Sì. Cuociamo le linguine e non gli spaghetti, perché devono essere un po' piatti. E che cosa facciamo? 3/4 di cottura. Mantechiamo nel burro. Una volta mantecato nel burro, aggiungiamo le zucchine. Continuiamo. E poi, abbondante. Ci sono due versioni. La versione un po' più elegante e la versione autentica. La versione più elegante è 80% di parmigiano, 20% di burro. Oppure 70% di parmigiano. È una Nerano, sì. È una Nerano. 70% di parmigiano e 30% di provolone del Monaco, DOP, che è un formaggio tipico dei Monti Lattari, che ha almeno 6 mesi di stagionatura, che ha una forza, un'importanza, e sul discorso, come dire, sul discorso zucchine, in qualche modo potrebbero, il provolone del Monaco potrebbe mangiare il gusto della zucchina, perciò io a volte... Dipende da come, certo. A volte preferisco la caciotta, altre volte preferisco il provolone. Vabbè, diciamo che va un po' anche a momenti, perché è un po' quello che uno ha in frigo. Adesso non è che, anche perché noi lo diciamo sempre, non dobbiamo diventare pazzi se non abbiamo un ingrediente, mettiamo in un altro. Ma la cucina domestica perciò non è fatta di pesi e di misure, perché la cucina domestica è la cucina del mercato, la vera cucina, certo, del mercato è quella domestica. Cioè io questo ho oggi, questo cucino, con un'ottica di non sprecare nulla, perché appunto l'altro giorno mi chiedevano come si cucina con le bucce, piuttosto che come si gestisce tutti gli scarti. A casa nostra, siccome c'è, per portare avanti una coltivazione c'è bisogno di tanto lavoro, e quindi non si spreca niente, ma c'è da fare un sacco di fatica, quindi anche le erbe aromatiche. Poi ci sono diverse tecniche di cotture. Tutti mi chiedono la sperimentazione, gli annotti lab. Ti dico questo e poi magari ti lascio... Poi tua mamma ti viene a prendere per il famoso lobo e ti porta nel torto. Il discorso di fondo è che noi, grazie anche al laboratorio, dove facciamo un sacco di fermentazioni, dove facciamo un sacco di ricerca su verdure, tipi di fermentazioni diverse con strumenti piuttosto che spontanee, piuttosto che indotte, con inoculi, eccetera, eccetera. Abbiamo da sempre a casa, abbiamo evitato gli sprechi, ma il ristorante è lo stesso, attività di ristorazione, attività manageriale, e quindi l'attività manageriale è qualcosa che ci permette di evitare sprechi, di non fare. Poi diciamo che quando prima ti ho raccontato la filosofia di Cresios,
è quella di non avere un percorso degustazione. Sì, è una grande filosofia, ma questo mi permette veramente di cucinare con la cucina del mercato. Quindi il lavoro di conservare, certo, di conserva, certo, di fermentazione, permette di tutto questo. Senti, mi sa che tu sei uno chef che vale il viaggio. Mi sa, eh? Io ti dico la verità, non fatelo, perché poi ci volete tornare. Senti Giuseppe, sei stato fantastico. Ci resta un certo desiderio anche di conoscere tua madre, ma recupereremo presto, già un'idea, poi te ne parlerò. Intanto Va bene, grazie mille, ho visto che c'è anche il Canada da Toronto, ed è bello vedere che il mondo ci segue. Dove è il ristorante? Grazie. Ripetiamo, dove è il ristorante? Telese Terme? Cresio? È a Telese Terme, in provincia di Benevento. È a 25 minuti dall'alta velocità di Napoli a Fragola. Perfetto. È comodissimo, adesso quando si potrà finalmente un giorno andare. Allora, la cosa che dovete... Siccome noi ci rendiamo conto che è difficile raggiungerci, ma noi abbiamo da sempre adottato la politica di risolvere i problemi ai nostri ospiti. Quindi nel momento in cui decidi di prenotare, dice ci fai un pick up e potresti trovarvi me alla guida che vi vengo a prendere. Quindi... Fantastico. Oh, se veniamo ci viene a prendere te, eh? Assolutamente sì, è così. Ciao. Ciao, Maddalena. Grazie. Saluta la mamma. Grazie. Ciao. Ciao. Beh, che dire, vi ringrazio tanto, devo dire che Giuseppe è stato divertente da pazzi, ciao grandissimo Gino, ciao Alberto Sasso che hai detto anche te molte cose carine, ciao ta Alessandro, grazie a tutti, ciao Sabina, è stata credo una bella diretta, ciao mi piace l'Islanda, peccato per non aver visto l'orto del nostro amico. Io vi faccio rivedere la copertina, sono tremenda, lo so, ma siccome sono molto fiera perché è stata fatta in smart working completamente, grazie a voi e ci vediamo domani. Domani abbiamo Salvatore Bianco, che è uno chef napoletano che sta al comandante a Napoli, all'Hotel Romeo, l'ho conosciuto, è anche lui uno di quei personaggi per cui vale il viaggio, giovane, intraprendente, divertente, pieno di entusiasmo. Dov'è il ristorante? Quello di oggi, il Cresio, si è a Telese Terme, mentre invece quello di domani è a Napoli. Un bacio a tutti. Ciao Andreina, buona serata e buona cena. Ciao, ciao, ciao Giulia.